Buongiorno, anche Botto. Qui dallo Spolab si sentono le cannonate, sì, perché sto vi Viterbo vicino al poligono di Monteromano e oggi è giornata di cannonate, quindi da boom. Non so se si sentiva dal telefono, comunque notevolmente potente. Chiudiamo la parentesi della cannonata. E unboxing, eccolo là. Anche io faccio un unboxing oggi. Sono stato da un amico mio che lavora in un negozio di materiale elettrico. Restyling del negozio, c'era un bel espositore con oggetti antichi, un piccolo museo del vintage elettromeccanico e ho preso un po' di cosine per salvarle dal secchione, dal dumpster. Ok, ma oggi abbiamo fatto anche il dumpster diving prima del dumper, però. Ok. Adesso sposto il supporto, metto il telefono sopra e andiamo a vedere cosa c'è dentro lo scatolone. Ok. Ecco qua, scatolone, tac. Ed ecco qua un po' di robina. Allora, da dove cominciamo? Io comincerei, parte vabbè, i vari strumenti. Comincerei da qua, da questa lampadina qua. Questa lampadina è fulminata, ma è veramente simpatica, addirittura claudicante anche lo zoccolo, però è particolarissima, fulminata, ripeto. Ma altra cannonata, però è particolare la forma, veramente unica. Insieme andiamo a mettere con questo coso, questo portalampade da parete con tanto di interruttore, che adesso questo andrà a finire insieme a questa lampadina. Tanto non l'accendo, o chissà, vedremo. Questo lo riciclo subito sul mio pannello, quello che vedete nel mio laboratorio, sullo sfondo. Aia, dato appena adesso una capocciata al decespugliatore che sta appeso sul soffitto, perché per fare questa ripresa mi sono messo sullo sgabello. Allora, perché tempo stesso devo guardare anche quello che riprendo con lo smartphone. Allora, passiamo un'altra lampadina particolare. Allora, queste sono le lampade per illuminazione professionale di una volta. Hanno un attacco sempre a vite, ma che si chiama, mi sembra, Golia. Eccolo qua, perché poi proveremo un giorno ad accenderla. È da 2000 watt. Guardate che roba, dovrebbe funzionare. Poi la proveremo anche questa adesso con molta attenzione. L'andiamo a mettere qui che non cade con il suo zoccolo. Altra lampadina particolare, fulminata anche questa. Questa dovrebbe essere una antesignana delle lampade alogene. Ci faremo un esperimento. Ah, ma però funziona forse questa, perché ce n'è anche un'altra rotta dentro, ce n'ho due. Chissà, forse funziona anche questa. No, ci sono i segni. No, è fulminata, è fulminata. Ho in mente un esperimento e vedremo se potremo utilizzare questa cosa qua. Allora, abbiamo anche una valvola termoionica particolare, perché è una valvola della RCA, una VT118 USA americana. Dalle fattezze mi dà l'idea si tratti di una valvola. È una doppia valvola, perché vedete ce ne sono due dentro. Non so se si vede, non si riesce, ma comunque sia, gli dedicheremo un video a ognuno di questi. Poi dedicherò un video a sé stante. Questa valvola se lo merita proprio. Ha un attacco a 7 pin,
sicuramente è una valvola di trasmissione, se non addirittura una valvola militare, perché VT generalmente si trattava di valvole militari, se non mi ricordo male, potrei sbagliarmi. Allora, avete presente i cronotermostati? Ecco, questo è quello di una volta, professionale anche questo, per impieghi industriali, molto bello. Anche questo meriterà arma, disarma, non funziona benissimo. Anche questo, impieghi professionali, appunto, industriali, andremo a poi a farci un video apposito. Questo hanno un meccanismo orologeria, proprio un orologio vero e proprio elettrico con i contatti, quelli di una volta. Ok, pesa anche giustamente. Questo è meraviglioso, è un citofono col parla ascolta, chiamata incluso, bellissimo, o un interfono forse. Questo è meraviglioso veramente, BPT, ecco qua, anni 70, se non ancora prima addirittura, 70 chiaramente, 1970 intendiamo. Ora, qui abbiamo poi due attrezzi particolari che venivano utilizzati per la luce delle scale. Eccoli qui, interruttori da luce delle scale, interruttori temporizzati. Anche questi meritano veramente un e ci faremo addirittura un video apposito. Questo è un sistema che non conosco, vedremo poi. Quando si schiaccia il pulsante delle scale si arma questo elettromagnete, l'armatura entra dentro e poi dovrebbe rientrare con calma, perché dentro questo pistone. Comunque questo lo analizzeremo in un video apposito insieme a quest'altro, che invece è più noto come funzionamento, con quelli che ho studiato anche io a scuola, ed è interruttore temporizzato a mercurio. Oh, questo è fantastico, perché vedete che c'è questa ampolla con un bel po' di mercurio. Qui bisogna pure stare attenti, perché praticamente è anche c'è il mercurio, quindi va a 110 a 220, questo va a 220, vediamo qui. Con questo si regola il tempo di temporizzazione. Questo è stupendo, perché praticamente arriva l'impulso, arma l'elettromagnete tira giù l'interruttore a mercurio, poi finito l'impulso del vostro, di quando avete pigiato sul pulsante delle scale, rientra all'aria, qui c'è un pistoncino, piano piano risale fino a far disarmare l'interruttore a mercurio che ricade. Fantastico, un sistema veramente eccellente, in qualche vecchia scala probabilmente ancora c'è. Rex, benissimo. Anche questo è un bel pezzo, questi li andranno puliti tutti e vedremo un po'. Oh, allora questo qui ci devo studiare un po', perché suppongo si tratti di un volmetro, ma questo dovrebbe essere un amperometro in realtà, cioè questo è un volmetro ma in realtà dovrebbe essere un amperometro. Qui si va sicuramente a inserire laddove dobbiamo fare la misura. Ci sono gli shunt che dovrebbero essere messi o tolti a seconda delle misure che si deve andare a fare. 200 ampere, 100 ampere, 20 ampere. Poi questo volmetro misura la tensione ai capi dello shunt, dovrebbe funzionare così. Come vedete è un attrezzo molto sicuro, no? Altamente sicuro, non so se è per le auto, non ne ho la più pallida idea. Si sente anche un rumoraccio, perché se è per le auto tanto tanto, ma se è per per le tensioni industriali 220-380 volts, è anche veramente sicuro, tutto scoperto così, è fantastico. Ma una volta queste cose non è che ci si facesse tanta attenzione, anzi l'attenzione è la parola giusta, nel senso si diceva se tocchi i fili muori, quindi non li toccare se vuoi continuare a campare.
milliamperometro da pannello. Queste, diciamo, cominciano ad essere simili a quelli che ho già appesi io qui nel laboratorio. Un voltmetro, sempre da pannello, fondoscala 250 volts. Qui abbiamo anche la marca, cioè da pulirli. Altro voltmetro. Questo a me sembra di conoscerlo, perché mi ricorda i voltmetri che stanno su certi misuratori dei fusibili delle centrali telefoniche. Mi sembra quello. Comunque, fondoscala a 1 volt. Secondo me questo qui è proprio dei fusibili delle centrali telefoniche. Del banco prova dei fusibili delle centrali telefoniche. Mi puzza di quello lì. Oh, qui abbiamo un misuratore che invece misurerebbe i giri. Però c'è successo un guaio. Cioè, addirittura l'indice che sta al di qua del vetro, il vetro è caduto. Quindi qui c'è da metterci un po' le mani. Ma probabilmente non ci faremo nulla, perché con questo coso manca la sonda. Altro voltmetro, anche questo da pannello, a incasso. Sono tutti a incasso questi qui, a differenza dei miei che ho qui, che sono invece da montare fuori pannello. Anche qui fondo scala 500 volt, quindi quadri elettrici industriali, bachelite, ecco qua. E andiamo a appoggiare da qualche parte anche questo. E l'altra lampadina, dicevo prima, è fulminata come quell'altra, ma questa qui è spaccata. Lampada di allarme, simpatica, verde, ok. Schiller, base di, sembra di alluminio, di alluminio. Questo è sempre da impianti industriali. C'è anche una rossa che mi farebbe comodo per bloccare l'accesso qui al laboratorio quando sto a girare i video, ma non sarebbe male. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo, bello, antico, un termometro. Qui c'è l'attacco della sonda, manca la sonda, manca. Qui non so che cosa serve. Ah, il trattore d'accensione, forse, non so. Comunque questo ci direbbe gradi centigradi, ma probabilmente non potremo. Nello scatolone non ho visto se c'è il registratore. Nel senso registratore, nel senso che regola il fondo scala, proprio lo zero forse. La sonda, eccolo qua, l'attacco della sonda è un punto linea. Questo purtroppo lo prendiamo così e lo teniamo così, lo conserviamo in questa maniera, non ci faremo nulla perché manca la sonda. Quindi andremo a vedere dentro, sicuramente ci dovrebbe essere la batteria per farlo funzionare. Questo lo appoggio qui. Altro strumentino carino è un voltmetro a corrente alternata AC, c'è scritto, fondo scala a 150 volts. Ecco qua, è sporco, va pulito, poi lo puliremo. Qui bisogna stare molto attenti quando ci si va a mettere le mani, perché un attimo rovinarli, eh? Dunque, qui ci dice volt AC, c'è scritto bene, chiaro e tondo, AC. La cosa buffa è che qui dietro indica il positivo. Questo è veramente fantastico. Faremo delle prove per vedere. Lo appoggio qui. Qui abbiamo un interruttore doppio a levetta da parete. Bellissimo, perfetto. Questo andrà a finire sul mio pannello. Bellissimo. È perfetto. È nuovo. Questo probabilmente è rimasto in magazzino quando è cambiata la normativa e lì è rimasto. Famosi scarti di magazzino. E qui in bello, 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 questo qui in mezzo, che è un tester, né più né meno, classico tester. Veramente, io mi ricordo, vedevo la pubblicità di questi tester qua sulle riviste di elettronica, tipo Nuova Elettronica, Elettronica, più che altro Elettronica Pratica, che era quella che leggevo da ragazzino. Mega Electronics, questo funzionerà pure, probabilmente, ci fa piacere. Ci sono anche i due puntali, i fili ormai sono ossidati, rotti, si possono cambiare, ma questo potremmo anche usarlo, forse, eh? Guarda che bello, anche questo potrà essere oggetto di un video, quindi vedete quanti video posso fare in futuro, grazie a questo dumpster diving di oggi. Che cosa manca? Manca questo è il... Per ultimo, dunque,
questo è un interruttore a pulsante, tipo quelli dei corridoi, no? Che si schiaccia il pulsante, si accende la lampadina, si schiaccia il pulsante, si spegne la lampadina. Come funziona? L'elettromagnete viene azionato dall'interruttore, attira questo, fa girare il nottolino e chiude l'interruttore. Al prossimo giro, tlac, fa la stessa cosa, ma è rotto, non c'è più la molla, non so che cosa, manca qualche pezzo. Forse già solo con una molla questo lo potremmo mettere a posto, però già ho in mente di sacrificarlo questo, perché ho bisogno di questo elettromagnete, perché ho ancora in corso il progetto del ricevitore a coesore e mi serve un qualcosa per fare il decoesore, e quindi questo probabilmente lo sacrificherò, lo immolerò su questo per questa necessità, perché tanto mancano i pezzi, quindi non funziona. Allora, il damper è finito, rimetto tutto dentro e ci vediamo ai prossimi video parlando di tutti questi ordigni qua. Arrivederci, grazie di avermi seguito finora. Guarda un po', tra damper, mentre vi saluto, ecco qua un altro bel volmetro, ma questo viene da una centrale telefonica, dal gruppo raddrizzatori. Ok, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Come sempre, un click, un clack, se vi ci avanza l'iscrizione magari, mi fa piacere, e arrivederci alla prossima.